Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Marta e quest'oggi vi porto nuovamente un video book haul. Io è da un bel po' che non registro un video, sarà un mese, infatti sono un po' arrugginita, ecco, diciamo così. Comunque adesso vi faccio vedere una sfilza infinita di libri come avete visto dall'anteprima del video e direi di partire subito perché temo che sarà molto lungo questo video, spero che non duri una vita e mezza, se no anche voi dopo un po' giustamente vi rompete le scatole, ma partiamo subito. Allora, vi ricordate il video book haul che ho registrato e vi ho messo a dicembre scrivendo gli ultimi acquisti dell'anno? Non sono stati gli ultimi acquisti dell'anno alla fine. Io pensavo, cioè speravo che sarebbero stati gli ultimi acquisti, invece poi niente, sono caduta in tentazione e ho comprato gli ultimi quattro libri, cioè questi sono gli ultimi quattro libri, scusate, ce la posso fare, che ho comprato nel 2022. Cent'anni di solitudine e uno di Agatha Christie, un caso di Miss Marple, che ho preso con lo sconto dei 9,90 € della Mondadori. Ero in giro con mia madre al supermercato, ero lì in mano, tra l'altro scena comica con le pizze surgelate, mi giro e vedo lì Cent'anni di solitudine, che io da un po' che volevo comprare e volevo leggere qualche cosa di questo autore, quindi quando l'ho visto lì scontato ho detto, mi sa che è curioso e guardo se c'è un altro libro che posso prendere. Non me ne ispirava manco uno. Alla fine, guardando di qua e di là, facendo crollare una pila di libri, a momenti faccio scivolare le pizze. Vabbè, appunto, quando io sono in giro, la gente deve aver paura ad avermi intorno perché combino sempre dei gran casini. Comunque, in un angolino, poi ho trovato appunto questo di Agatha Christie, che mi sembra che è il nono caso di Miss Marple, perché io l'anno scorso ho incominciato a leggere i libri di Agatha Christie in ordine cronologico. Ho iniziato con Poirot, che sono molto di più, e poi appunto voglio iniziare anche con Miss Marple, ma li sto leggendo in digitale. Ho detto, vabbè, dai, ma tanto prima o poi so che ci arriverò a leggere anche questo. Speriamo che sia tra i primi. È il nono. Vabbè, no, quindi non so tra quanti anni lo leggerò, al massimo quest'anno appunto ci do dentro con i libri di Miss Marple, così poi posso leggere anche questo in cartaceo. Poi gli ultimi due libri che ho comprato nel 2022 li ho comprati da IBS perché c'era lo sconto, scusate, del 65% per me, perché ho la carta oro, la carta F oro, e quindi c'era una percentuale di sconto in più, e ho preso questi due libri, che sono, diciamo, no, questo è un saggio, questo è tra un saggio e una biografia, perché è un insieme di biografie di sei scrittrici. Adesso vi dico quali: Virginia Woolf, Jane Austen, Emily Dickinson, Caterina Percotto, per come si dice così, Catherine Mansfield, Anna, non so come si pronunci, ma il nome è questo, ve lo faccio vedere, che faccio prima. E niente, è un libricino molto breve e sostanzialmente dovrebbe appunto spiegare la vita di queste autrici che hanno avuto una particolare importanza a livello letterario. E niente, sembra molto interessante. Vorrei leggerlo quest'anno, vedremo se ce la faccio, perché io continuo a dire che vorrei leggere tutti quest'anno questi libri, ma alla fine, come vedrete, prossimamente non sta andando molto bene la mia lista di lettura che mi sono stilata per gennaio e febbraio, perché sono stata presa da altre letture e alla fine praticamente ne ho letto solo uno fino adesso che non sto registrando, siamo al 9 di febbraio, fino adesso ne ho letto uno di quelli che ho messo in lista. Ma vabbè, andiamo avanti. Questo invece è l'altro libro che ho comprato alla fine del 2022 ed è un saggio sui freak, quindi su tutti quei personaggi come i nani, i gemelli siamesi, i giganti, donne barbute ed ermafroditi, appunto penso che parli delle loro storie, ma anche della loro chi ha deformità o insomma malattie rare e cose del genere. Io sinceramente sono sempre stata attratta dai freak, ho sempre voluto sapere di più su di loro, sulle loro storie, eccetera.
E quindi ho deciso di prenderlo visto che era scontato e soprattutto dopo aver scoperto che esiste un saggio in merito, perché l'ho scoperto appunto giracchiando un po' così su IBS e ne ha parlato molto bene anche Chiara Martini, qualche anno, mi sembra che lei l'ha letto qualche anno fa. Ci sono anche delle immagini correlate e ho visto che tocca veramente tantissimi punti perché ci sono anche delle spiegazioni dal punto di vista sessuale con tanto di immagini che vabbè non posso farvi vedere, comunque appunto deve essere tutto molto, cioè mi intriga tutto moltissimo. Ecco, questo me lo ricordo, mi sembra sia sì, Lionel, quindi l'uomo dal viso di leone, parlano anche dell'uomo elefante. Cosiddetto uomo elefante, che appunto penso avesse una deformazione rara, appunto. Poi anche dal punto di vista cinematografico, quindi i nani, in questo caso i nani dal punto di vista cinematografico, e appunto fa tutto un excursus sulle varie storie e vicende dei Frick. Nel retro di copertina l'autore dice: la loro innegabile umanità muove pulsioni profonde e scatena paure primordiali sul nostro corpo, sulla sessualità. Ognuno di noi avrebbe potuto avere quell'aspetto deforme. Dalle figure mitologiche ai nani delle corti seicentesche, dai carrozzoni delle fiere al cinema, Leslie si muove tra storia, sociologia, scienza e letteratura per raccontare un rapporto dove normale e diverso si scontrano, si attraggono e si confondono, dove nello sguardo di un freak riconosciamo l'immagine inquietante del nostro io più segreto. Quindi appunto ne parlerà soprattutto dal punto di vista umano e penso anche di quanto siano stati appunto sfruttati e maltrattati per queste loro deformità. Quando ho visto questo libro, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato il film Fur, di cui vi ho già parlato in un mio wrap-up, quello di novembre, che è un film che a me è piaciuto tantissimo e appunto parlava di Lionel. Non so se è proprio, cioè, riferimento specifico al personaggio realmente esistito o se ha preso ispirazione, sinceramente non mi ricordo. E appunto mostrava questo suo lato umano, di come questa donna poi si sia innamorata appunto di questo uomo e di come fosse attratta dal diverso. Un film veramente bellissimo, anzi vorrei, adesso mi sta venendo voglia anche di riguardarmelo. E poi dei Frick, anche se in un modo appunto un po' più così scherzoso, era stato, cioè questo tema era stato toccato all'interno del film Aiuto Vampiro, che vabbè è un film per ragazzini, però appunto a me questi film che trattavano questi temi mi hanno sempre intrigato, li ho sempre visti con molto piacere e anche questo ovviamente non vedo l'ora di leggerlo, l'ho comprato. Comunque andiamo avanti. Adesso passiamo a tutti quei libri che io ho comprato quest'anno. A gennaio in particolare ho trovato queste due chicche. Sono due libri che ho già letto, tutti e due, e di uno ve ne ho già ampiamente parlato più di una volta e io sono felicissima di averli trovati e li ho trovati in una libreria di un paese qua vicino a me. In cui andavo sempre da piccolina a comprare che fossero libri, quaderni, cose del genere. Erano tipo da 10 anni che non entravo in questa libreria, quindi già è stato bello ritornarci. E sapete su quei, non mi viene da dire carrellino girevole, ma non so bene come si chiami, insomma, c'erano un sacco di libri di vecchie edizioni, ma nuove, non usate, e ho trovato loro. Due libri, i miei due libri preferiti fino ad ora di Dostoevskij nell'edizione della Mondadori, classici, quelle con le coste nere. Cioè, come potevo leggerli, ragazzi? Li ho visti e ho fatto così. Tra l'altro, cioè, sembra che sto diventando una collezionista di Memorie del Sottosuolo, perché mi è stato regalato a Natale un'altra edizione. Adesso ho preso questa, ho detto, vabbè, visto che voglio rileggerlo ogni anno. Sono contenta di averlo preso perché sicuramente prima o poi lo leggerò. Idem per Umiliati e offesi, che io ho amato tantissimo. L'ho letto l'anno scorso, l'ho amato tantissimo. Quindi prima o poi affronterò una rilettura,
in questa edizione. Tra l'altro, ma quanto è bella questa copertina, adoro, adoro tutto. E niente, io molto contenta di aver scovato queste qua, anche perché lo so che sono amatissime da tutti, me compresa, appunto, e sono praticamente ormai sono introvabili e si trovano quasi solamente usate, ma ho scoperto che c'è qualche libreria che appunto li rivende nuovi, cioè semplicemente edizioni che sono rimaste lì, che non si è calcolato di striscio nessuno e li sono rimaste. Infatti erano anche in sconto rispetto al prezzo originario. Un giorno, quando sono andata a Milano per dare un esame, sono entrata in una libreria. Intanto è stata una giornata allucinante, ragazzi, perché ho dato l'esame, ok, dovevo tornare indietro, mi ha cancellato non uno, ma due treni. E io stavo impazzendo, ho detto, io qua non riesco più a tornare a casa. E niente, quindi ho dovuto cambiare stazione rispetto alla solita in cui andavo e sono andata a Cadorna. Ma il primo treno per tornare era dopo un'ora e quindi ho detto che cacchio faccio adesso per un'altra ora e ho scovato una libreria lì vicino che si chiama Il Domani ed è carinissima, piccola, racchiusa, molto intima, ha, cioè, appunto come vi ho detto è piccolina ma ha una marea di libri, delle librerie altissime perché arrivano fino al soffitto, non c'è un buco libero, veramente pieno tempo di libri, bellissimo, molto suggestivo e ho scovato queste due chicche, 1,50 € l'una e appunto anche lì rivendeva delle edizioni nuove, anche quelle vecchie della Garzanti, che però semplicemente non sono mai state comprate e sono rimaste lì, quindi libri nuovi però edizioni molto vecchie e questi due ho chiesto alla signora e mi ha detto che facevano parte praticamente di una di quelle collane che venivano vendute insieme ai giornali, cose così. E uno l'ho già letto ed è Il Diavolo Creatore e sono, mi sembra, tutti e due degli autori bulgari. Di questo però ve ne parlerò in un video a parte, anche perché questo è un video book haul e non voglio svelarvi niente. Comunque questo è sulla tematica, appunto dal titolo si può capire, religiosa. Mentre questo penso che sia dal punto di vista, cioè una satira. Mi sembra, non mi ricordo più, scusate, leggo un attimo e poi ve lo dico. Allora, questa non è ironia, dietro cita, erede di una letteratura che ha fatto dell'ironia un'arma per la sopravvivenza. Ivan Kulekov ferma lo sguardo svagato su una realtà solo in apparenza disarticolata, inchioda l'uomo ai suoi disperati comportamenti illogici. Quindi, appunto, mi aspetto... Oddio, no, scusate, apro e trovo così... Ho trovato questo, cioè ho visto che c'erano dentro dei disegni, ma non avevo visto che c'era una sfilza di numeri. Va bene, quando lo leggerò ve ne vi saprò dire. Poi andiamo avanti e adesso direi di passare ai libri che ho comprato scontati, o meglio, non tutti perché sono un genio, la sottoscritta deve sapere che è un genio. Un giorno sono andata in libreria e ho trovato questo, Il Coccodrillo di Dostoevskij, che è un racconto che non ho mai letto. Non avevo mai letto perché l'ho comprato e letto praticamente subito e mi è piaciuto anche tantissimo, ma appunto non ve ne voglio parlare qua. E sappiate che comunque non è scontato adesso perché è stato pubblicato, mi sembra a settembre, non vorrei dire una sciocchezza. Comunque se lo volete comprare il costo di prezzo di copertina è di 12 euro, però se volete aspettare l'anno prossimo, non lo so, con gli sconti così risparmiate qualche cosina, comunque vi vale tutti, un racconto bellissimo, un Dostoevskij diverso dal Sotilo, scusate, sto parlando, sono un po' stanca, un Dostoevskij diverso dal solito e nella prima parte del racconto mi sono sganasciata veramente dalle risate, l'ho letto in ritorno da un esame in treno perché ho dato ben 3 esami quindi tra gennaio e febbraio e quindi appunto a me piace leggere sempre in treno e c'era la gente che mi guardava così perché ridevo da sola, partivo a ridere da sola, vabbè, comunque anche la postfazione comunque è davvero molto bella e è praticamente una satira sociale, però nella postfazione appunto viene spiegato che è uno scritto che Dostoevskij, appunto, un racconto che Dostoevskij ha scritto con il solo intento di far ridere, però era stato accusato, insomma, di
di aver attaccato, non mi ricordo più chi, comunque ci sono dei riferimenti a Gogol e viene tutto spiegato comunque poi nella postfazione. Questo l'ho voluto comprare perché io tempo fa comprai il diario di uno scrittore di Dostoevsky e so che questo è un romanzo, che è un romanzo, un racconto che è stato scritto precedentemente, quindi non era stato pubblicato sul diario di uno scrittore, quindi ero certa che non, di non averlo. Allora l'ho voluto comprare e niente, sappiate comunque che non è in sconto se lo volete prendere. Adesso direi di passare a tutti i libri che invece ho comprato con gli sconti. Allora, se sapete, se siete qua da un po' e avete visto il mio video il vlog della biblioteca, sapete che io ho avuto qualche problemino con questo libro, ma finalmente sono riuscita a prendermelo scontato. Insomma, sostanzialmente l'avevo comprato usato, ma era arrivato in condizioni pessime. All'interno era come nuovo, ma fuori no. E appunto, alla fine ho aspettato gennaio per gli sconti a Delphi e me lo sono preso. Quindi finalmente è tra le mie mani e appunto parla della corte francese e in particolare delle donne che hanno avuto una figura rilevante all'interno della corte. E io spero di leggerlo il più presto possibile. Io contavo di iniziare adesso a febbraio, ma sono abbastanza stanca, non mentalmente non ci sono tanto, un po' i pensieri più per l'università e insomma per gli ultimi esami che devo dare. Al massimo lo inizierò, le leggerò molto lentamente, che ci metto 4-5 mesi, non mi interessa, però me lo voglio godere. Niente, tanto nel caso lo sapete, ve ne parlo. Poi, altri due libri che ho comprato con gli sconti a Delphi, ho voluto recuperare due libri di Saxi, in particolare due che vorrei leggere prima, e sono Vedere voci e Musicofilia. Diciamo che quello più famoso, oltre all'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, è Musicofilia. Io di Saxi ho già letto L'occhio della mente, che tra l'altro, mannaggia me, io vorrei farvi un video a parte della rubrica Perle di saggezza, di cui non ho ancora registrato niente, ahimè, ma mi devo preparare un po' mentalmente un discorso, insomma, perché voglio parlarvene bene. Comunque, tornando a noi, appunto, io ho già letto Vedere voci, ho in casa L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello e paradossalmente non l'ho ancora letto, nonostante sia il suo più famoso. E poi appunto ho preso Musicofilia, che riguarda il rapporto tra appunto il cervello, le malattie neurologiche e la musica, e quindi deve essere molto interessante. E poi Vedere voci, un viaggio nel mondo dei sordi. E anche questo, come per quanto riguarda Vedere voci, che parlava appunto cioè non solo della cecità ma anche di altre forme di alterazioni visive, il mondo dei sordi è un altro di quei mondi che mi affascina tantissimo. E niente, mi sa che leggerò prima questo più che Musicofilia, ma appunto vedremo. Anche questo vorrei leggerlo quest'anno. Ho più voglia di leggere questo, vi dirò, più che L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Non lo so, sarà che anche uno dei più citati, più famosi, che lo vedo continuamente da tutte le parti, soprattutto adesso con gli sconti a Delphi, che non dico che mi è passata un po' la voglia, ma lo sto un po' rimandando. Poi, ultima cosa che ho comprato con gli sconti è I misteri di Udolfo, che come vedete ho già in lettura e mi sta piacendo tantissimo. Cioè, sono 1000 passapagine di romanzo, infatti sto andando molto molto lentamente adesso, da un po' di giorni che l'ho lasciato lì, perché poi non sono stata neanche tanto bene, non avevo la testa per appunto andare avanti, ma mi sta piacendo davvero tanto. È un romanzo del 700 ed era uno dei preferiti di Jane Austen, tant'è che aveva scritto Northanger Abbey basandosi su questo romanzo, facendone una parodia. E il capostipite, diciamo così, dei romanzi gotici, ecco, non è che ci sia, cioè ho visto che ci sono molte critiche negative nei confronti di questo romanzo, perché uno si aspetta di più un horror, però cioè, ragazzi, è un romanzo del 700, è normale che non sia come un libro moderno. Secondo me appunto bisogna prenderlo per quello che è, cioè approcciarsi in un modo differente. Molti si sono lamentati, leggevo nelle recensioni, perché dicono che piange ogni due per tre la protagonista e continua a svenire.
cioè a me, boh, fino ad ora non ho proprio beccato due scene così, ma non è che mi hanno dato così tanto fastidio. E molti si sono lamentati anche delle numerosissime descrizioni paesaggistiche, ma io sono amante delle lunghe descrizioni paesaggistiche, in particolare di quelle legate alla natura, ai campi e ai boschi, e qua insomma ce ne sono a bizzeffe, quindi io sono in brodo di giuggiole e niente, ve ne parlerò, non so quando lo finirò, anche questo ci metterò una vita e mezza, ma va bene lo stesso. Poi, ah sì, anche questo l'ho preso con gli sconti della Rizzoli. Poi, ultimi due libri che ho comprato in un raptus di rabbia, perché dovete sapere che l'altro giorno io sono andata, intanto tiro fuori dalla mia bellissima busta della Feltrinelli, l'altro giorno sono andata a fare un esame, o meglio, dovevo fare un esame. Questo esame è da tipo da prima di dicembre che io devo farlo, che siamo a 9 di febbraio, e sono andata giù la prima volta per sostenerlo a dicembre. E non ho potuto farlo perché mi hanno detto che avrei dovuto fare prima un'altra parte di questo esame, perché praticamente sono due materie ma divise in due e diventano un esame unico, ok? Dovevo prima fare obbligatoriamente un'altra parte. Peccato che lo faccio da non frequentante, nessuno me l'ha comunicato. E già l'altra volta mi ero incavolata. Questa volta mi iscrivo, vado giù, ho visto che però si è presentata un'altra prof ed era per l'altra parte di esame che io ho già dato, ma io mi ero iscritta all'altra parte di esame e non ero l'unica, c'erano altre due persone che hanno avuto lo stesso problema. E niente, e quindi anche adesso, a inizio febbraio, non ho potuto dare questo esame per la seconda volta. Lo so che state sentendo l'eco delle mie parolacce che ho detto in quel momento, lo so. E non avete idea di quanto io fossi incacchiata, e quindi quando sono andata in stazione mi sono fatta un bel giro dalla Feltrinelli, ho detto vaffa magno, adesso mi compro un libro perché me lo merito. Che cosa ho comprato? Ho preso, sempre con lo sconto della Rizzoli, Tutte le tragedie. Sembra un libro, come vedete, sì, l'ho già riempito di post-it, adesso vi spiego bene che cosa ho fatto. Sembra un libro piccolo, ma in realtà sono 1400 pagine di tragedie, solo che appunto ha le pagine che sono come quelle della Bibbia, carta velina. E sono di tutte le tragedie di Euripide, Sofocle e mi sfugge il terzo nome, Euripide, Sofocle ed Eschilo. E io, come vedete, appunto, ho già messo dei post-it con dei numerini, e siccome non c'è un indice in questo libro, me lo sono fatta io. Praticamente ho suddiviso i tre autori con tre diversi colori: quello verde per Eschilo, intanto leggo la mia leggenda, rosa per Sofocle, blu per Euripide, e ogni numerino corrisponde appunto ad una tragedia, perché così se io voglio andarmela a ricercare sarà più facile. Insomma, per comodità mia ho già messo i post-itini. Comunque fermiamoci un minuto per guardare la bellezza di quanto è simmetrico, quanto è bello e soddisfacente. Poi, ultimo libro che ho comprato sempre lo stesso giorno, quindi l'altro giorno quando mi sono girati i 5 minuti in libreria, è questo saggio che volevo leggere da 2 anni, quindi mi sono detta: senti, è qui, di solito non lo trovo mai, prenditelo, e me lo sono preso. Ed è A tu per tu con la paura, e che poi secondo me il sottotitolo non è che rende perfettamente l'idea, perché è vincere le proprie paure per imparare ad amare, cioè messa giù così sembra più un manuale per approcciarsi sentimentalmente all'altro, ma in realtà è amare dal punto di vista generale, nel senso anche a livello di amicizia, non solo dal punto di vista puramente sentimentale e di coppia. E adesso vi leggo il retro. È un viaggio per uscire dal dominio della paura, basato sulla personale esperienza interiore degli autori e su quella acquisita durante i loro seminari. La paura è onnipresente e, per quanto cerchiamo di ignorarla, superarla, rimuoverla o negarla, essa esercita un effetto potente e rimane una forza nascosta che può causare ansia cronica, sabotare la nostra creatività, renderci rigidi, sospettosi, ossessionati dalle sicurezze e può annullare i nostri sforzi di trovare l'amore.
Se invece facciamo amicizia con la paura, portandola allo scoperto ed esplorandola, essa può diventare una forza di trasformazione, aprendo in noi un abisso di vulnerabilità e autoaccettazione. E niente, poi va avanti. Comunque, perché dico che secondo me il sottotitolo è un pochettino fuorviante, nonostante quello che c'è scritto nel retro di copertina? Perché io ne ho sentito parlare anni fa, Erika, di Diary of a Bibliophile, e appunto diceva che non è solo dal punto di vista amoroso, ma appunto in generale, e lei ne parlò molto bene, tant'è che appunto è stata lei a convincermi a comprarlo. Sono ben 4 pagine di indice, vi leggo diciamo le parti principali. Sono le radici di paura e insicurezza. Infatti sono andata a leggermi 2 pagine, mi sembra pagina 33, ecco, la paura emozionale e la paura reale, e quindi parlava della differenza, cioè ho letto proprio un pezzettino così, la differenza tra una paura legata solamente a livello mentale e la reale paura, e di come sia stata influenzata dai, ad esempio, traumi infantili. Insomma, un argomento che mi interessa e penso che, insomma, tutti, è normale provare paura. E penso che appunto leggere questo libro possa essere istruttivo per chiunque. Poi gli altri capitoli sono lo stato di coscienza del bambino e come questo dirige la nostra vita, come fuggiamo dalle nostre paure, lavorare con la paura, modi che possiamo cambiare, mettersi in relazione al di là della paura, la strada verso l'amore consapevole, e poi niente, le conclusioni. A me piace molto leggere libri di crescita personale, ovviamente non quelli che vendono fuffa, diciamo che molti si vede anche dal titolo, ma io mi decido a comprare solamente quando ne sento qualcuno di cui mi fido, appunto che ne ha parlato particolarmente bene, quando c'è un approccio soprattutto dal punto di vista scientifico. E niente, questo è quanto. Vedo che il video è già durato abbastanza perché siamo a 32 minuti di girato. Io speravo di farlo durare un po' meno, però vabbè, spero di avervi tenuto compagnia. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se avete letto uno di questi libri, se vi ispirano, mi fa sempre molto piacere leggervi, vedo che comunque piano piano insomma stiamo crescendo sempre di più, c'è sempre qualcuno che mi lascia qualche commento, appunto mi dice quanto gli piacciono i miei video, e sappiate che io ne sono immensamente felice, e niente, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo in un prossimo video, ciao! Thank you.